Al Presidente della Repubblica venuto a Monza per il Gran Premio vengono presentati i piloti della velocissima gara, fra i quali il campione del mondo Fangio e Taruffi, che ne saranno i dominatori. Sin dalla partenza pare che il carosello delle macchine sia dominato senza contrasti dalla Mercedes sul nuovo modernissimo circuito. Con 4 bolidi in testa alla media generale di 206 orari, la più veloce del mondo per quest'anno sembra profilarsi un trionfo per la casa tedesca. A metà gara però, soltanto Fangio numero 18 e Taruffi 14 restano in testa alla corsa. Il giovane Castellotti allora gioca il tutto per tutto e con audacia e bravura da campione, pur guidando una Ferrari d'allenamento, riagguanta i due primi. Egli riesce a mantenersi sempre nella loro scia, confermando l'alta classe dei nostri piloti. Fangio, Taruffi e Castellotti tagliano nell'ordine il traguardo con brevi distacchi, accolti trionfalmente dalla folla. Alla fine il vincitore riceve la coppa. Taruffi saluta sereno e Fangio abbraccia Castellotti.